Somebody once told me the world. Ok, questo non è vecchio. Non è vecchio, è morto, che diverso. Parla quello che tira sempre i meme scaduti. Ah, cantieri un meme scaduto. Sì. No, va bene. Paco, okay. Tu non tiri in ballo solo i cantieri. E quindi vaffanculo. Va bene. Allora, benvenuti nell'episodico più episodio degli episodi. Non mi ricordo un cazzo di dove eravamo arrivati. Comunque siamo qui su Pokémon Smeraldo. E praticamente cosa è successo? Che adesso dobbiamo battere Fiammetta! Andiamo! Le domande! Adesso sto aspet che mi connetto, no. 2 secondi. Ah, è vero, ci eravamo allenati a merda per... Ah, giusto, io ho ottenuto un survivor che ho chiamato Maldamba. Allora, abbiamo ben 34 commenti questa volta, sta attento. È la miseria, che cazzo succede? Minghie. Allora, cominciamo subito. Pietro T ci chiede: sì? Sì. Sì. Christian Corsi chiede: Zelda preferito e quello che odiate di più? Prego. Beh, il mio Zelda preferito è Majora's Mask. Quello che odio di più è il secondo. Oddio. Non mi piace. Adventure of Link. Oh sì, quello. Il mio preferito è Twilight Princess. Quello che odio di più è Phantom Hourglass. Però per buona parte della community anche Wind Waker, ma in realtà Wind Waker mi piace. Ma è carino Wind Waker. Lo so, a me piace, ho detto. Stai calmo. Bravo. Sì. Stai zitto. Mister Girolamo chiede: Dario, cosa ne pensi di Naruto? Sì. King Machi chiede: cosa ne pensate di Shigatsu wa Kimi no Uso? È un anime che non ho mai sentito. Neanche mi io. Magari adesso, dopo ci documentiamo e ti facciamo sapere. Col bastardo. Giuseppina Moscato chiede: ma Paca è un'alpaca? Sparati. Allora, io su molti giochi online tipo Yu-Gi-Oh! Pro mi chiamo Sir Alpaco, perciò ci sei quasi arrivata. Fenko G chiede: peggior stand secondo me Heia Hermit Purple. Sì. No, Hermit Purple non fa niente. È lì per far presenza. Poi Emilio il Figo chiede: cosa ne pensate di Ciccio che ritorna competitivo su Royale e vuole somigliare a se stesso del 2015? Che io non seguo Ciccio Gamer. Ne mi interessa qualcosa. Esatto. E quindi Ciccio, mi spiace. E quindi Ciccio. Marco Tasoni chiede: se ho un pesce che salta nel fango, perché la sua mega dovrebbe essere la sua versione dopata? Sì, non lo so, perché dovresti chiederlo ai designer che cosa avevano in testa quando hanno pensato quella roba. E la domanda è: perché non fare una versione dopata? Anche? No. Darky701 chiede: tutti ci fanno serie su Pixelmon, ma è veramente un capolavoro? Penso sia più un capolavoro per l'ignoranza e le stronzate che puoi fare. Non credo proprio che sia questa grandissima cosa per storia o che altro. Più che altro ho visto pochissimo di quella mod. E poi figa Minecraft. Cioè, è Minecraft alla fine. Non è che ti puoi aspettare chissà cosa. E Fisio Mi, posso farvi una domanda? No. L'hai appena fatta. Allora, Mirvo, se me la comprate voi la pistola mi sparerei con piacere. Okay. Non mi ricordo il riferimento a qua. Ah sì, ho fatto una battuta brutta, giusto. Allora, by the way, leggereste il mio fumetto Mirvoman? Sì, cosa? Quello sì. E non lo sto dicendo no? Ironicamente. Magari mandaci il link da qualche parte che lo guardiamo. Poi Freedom33 chiede: che ne pensate di The School of the Dead? Secondo me fa sufficientemente schifo. No, ma anche senza sufficientemente. È fanservice qualcosa, è perfettamente una merda. Ma ci sono le tette. Allora, facciamo. Adesso dico una cosa seria. Poi nessuno la cagherà perché tanto. Ecco. Però dire che una roba è bella solo perché ci sono le tette. Che poi non conto se è il fanservice quando è fatto bene e non è invadente, ma mi stai proponendo un prodotto che si basa su un'invasione zombie e una classe che deve cercare di sopravvivere. Che cazzo c'entrano tutte quelle cazzo di scene? Manui
penso si scriva, lega così, non lo so, boh. Stagione di Beautiful preferita? Quella che non ho mai visto. Caterina Ciulla, mollusco preferito? Cosa? La gangia. Ma perché non è un mollusco? Vabbè, chi se ne frega. The Maverick Blast chiede: Pokémon preferito del tipo che odiate e Pokémon più odiato del tipo che preferite. Tiro giusto stronzo e poi ci penso. Sei ancora contro Torkoal per caso? No, sono al deserto. Hai già finito? Tu sei un figlio della merda. Sì, sì. Ok, ora l'ho battuto anch'io e vado. Sì, io non mi sono allenato i Pokémon al 30 perché non sono capace di giocare, ecco. Tu hai un Pokémon d'acqua. Loro hanno giorno di sole. Hai mosse terra. Non ci ho messo 4 colpi di colpo di fango a uccidere Torkoal e si ricaricava. Comunque dicevo, Pokémon preferito del tipo che odiate. Oddio. Odio il tipo drago, però il mio preferito è Flygon. E adoro il tipo erba, ma quello che odio di più è Ferrothorn. Io odio il tipo erba. Io odio il tipo erba e... però mi piace un casino Sceptile. E mi piace il tipo fuoco, ma detesto, non lo so, forse Volcanion è troppo brutto per essere vero. Nikini che chiede: le trap sono gay? Risposta: sì. Garchomp Jijinka, detto detta anche Garbodor Jijinka, perché ha scritto di essere una ragazza e non lo sapevo, quindi scusami tanto. Che chiede: sono io il tipo il Pokémon tipo drago più bello? Sì, sì. Ok, sì. Quanto siete petalosi da 1-17? Out of petaloso. Simone Olla chiede: gioco un po'. Gioco preferito spin-off della serie Pokémon. Mystery Dungeon per la 75esima volta. Ranger o Colosseum per la troppissima volta. GoldFox98 chiede: dovrei farmi i capelli blu, rosa, bianchi o Guido Misto? Io direi un'arancia. Ma secondo te è più forte un portatore di stand egiziano o un cono gelato? L'ho vista anch'io quell'immagine. L'ho vista anch'io. Era non so se dire brutta o bella, nel dubbio. Blella. Blallo. Fuschio chiede: 1 più 1 uomo uguale? Sì. Di sicuro non sei. One plus one, one equals six. Six. E sono finite le domande. No, non ci credo. E invece? Perché c'è questo avventuriero che gira intorno a Masso? Perché no? Hai battuto Carletto. Uè! Negro! Negro! Ah, ma... oh, ho già battuto tutti gli allenatori. Ma che cazzo. Ti ricordo con Blaziken. Vero anche questo. Ciao, andiamo dal nostro padre. Dai ragazzi, che la prossima volta battiamo il capo palestra. E questa serie sta durando più del previsto. Porca troia. Tutta colpa vostra. Sì. Ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordiamo di fare le domande con l'hashtag FuckYouAvon. Ciao. E per favore, non fate sempre le stesse.